teatrale molto famosa, il Padiglione delle Peonie, in Dantin. Questa è una immagine estremamente significativa perché c'è una figura di donna che dipinge, che sogna di sognare e nel sogno dipinge, e quindi c'è un rapporto, un legame assai fecondo tra la realtà onirica e la realtà vera e propria. A un certo punto c'è una confusione tra tutti e due ambiti, non si capisce più chi sia a sognare, no? Mi sembrava particolarmente. Poi questo è ancora al contrario, purtroppo. Ecco, questa è un altro tipo di immagine scientifica, e descrive l'uso della ruota dentata, e se ne vede la derivazione europea. Naturalmente si trova in un trattato un po' più antico di Ferdinand Verbist, quando già la immagine scientifica ha preso, l'immagine tecnico-scientifica ha preso piede verso la seconda metà del Seicento, quindi siamo in un periodo di maturità nella diffusione dell'immagine europea. Invece torniamo indietro per concentrarci sui primordi appunto di questo contatto, questi primordi che abbiamo cercato di descrivere sia dal punto di vista teologico, religioso, iconologico e culturale soprattutto. Quindi dicevamo, ritorniamo al Nanchino, dove Ricci si immerge e interagisce con i circuiti intellettuali della città. Questo lo dimostra la presenza di copie di incisioni tratte appunto da opere fiammiche come quella di Nadal nel Cencio Moioen, il giardino dei paletti di inchiostro del Cencio, composto nel 1606 da Cendaiue, che è un catalogo di illustrazioni di matrici per la manifattura appunto di paletti da inchiostro. Il libro appartiene ad un genere che, insieme a quello dei cataloghi di modelli per carta da lettere, come per esempio Shijujai Jianku, è particolarmente apprezzato per la squisita tecnica impiegata non solo nella incisione delle matrici, ma anche nel processo di stampa policroma. Se situato nel contesto della cultura figurativa e libraria cinese del tempo, la richiesta dei missionari di libri e di incisioni offre dunque un altro modo di intendere quell'imperativo culturale che aveva enunciato Eric Zucker. Poco importa dunque che le opere come il Cencio Moioen, come questo libro in particolare, appartenessero a un ambito culturale denominato, come diciamo, delle cose superflue, strettamente connesso ai passatempi eruditi dei letterati e dei collezionisti del tempo, che ci facevano le immagini religiose tra le cose superflue. Forse, ecco, vedete qui c'è un'immagine della Vergine, lo spiega sotto, hanno addirittura cercato di riprodurre nella stessa matrice i caratteri, i tipi che erano presenti nell'acquaforte originale, quindi della Vergine di Antigua. Qui vedevamo invece un Gesù che cammina sulle acque, e poi credo di avere, dovremmo avere un altro. No, pensavo ve ne fosse un'altra, invece soffermiamo allora su questa. Quindi questa è un'immagine esplicitamente religiosa. Che cosa ci facevano le immagini religiose in un trattato sulle cose superflue? Forse i passatempi dei letterati cinesi potevano richiamare alla mente l'altrettanto lecita ricreazione dell'uomo di lettere europeo, dedito alla conversazione con Dio e con la natura, parafrasando un altro famoso libro di Danilo Bartoli. Oppure Ricci confidava ciecamente nel potere universale di quelle immagini e nella loro capacità di trasmettere a chi le guardasse qualcosa del messaggio che contenevano. Oppure ancora, abile simulatore, Ricci si prestava al gioco per guadagnarsi la simpatia dei potenti del tempo, accettando persino di correre il rischio che di quelle venerate immagini si facesse un uso blasfemo. Non c'è dato di sapere. Come potete vedere, tutto dipende dai punti di vista.